senza nessuna vena polemica. Volevo sapere se gli altri colleghi capivano la posizione della maggioranza in qualche maniera condividevano questo modo di discutere il bilancio, di affrontare questi, perché se siamo d'accordo su alcuni punti, voi è il Consiglio che decide cosa fare, oppure volete rinunciare a discutere su questi capitoli, che sono gli unici capitoli di bilancio riusciti dove noi possiamo intervenire. Se voi rinunciate a questa cosa, lo dico, noi c'è questo problema, è legato, non intendiamo programmare niente di questo punto. Ne prendiamo atto perché la giunta ci si... No, io volevo, se è possibile, lo chiedo. Rispondere. Grazie consigliere Ricci, credo che la sua sollecitazione è stata raccolta, la parola al consigliere Rotelli. Allora io intanto penso che sia importante chiarire un paio di aspetti. Allora abbiamo appena iniziato a ragionare su questi emendamenti, guardo il consigliere Insonia, penso a quello ritirato da parte del consigliere Russo, emendamenti che mi sembra trattino di poche migliaia di euro, anche questo se non sbaglio, questo di cui stiamo parlando adesso, mi sembra che sia di 12.000 euro, okay. 12.500 euro. Allora, eludiamo la responsabilità che ci avete fatto, quella versione che è classica del consigliere Ricci, che riconosco anche in ogni seduta delle commissioni che facciamo insieme. Devo dire che eludiamo la responsabilità su tematiche, non me ne vogliono queste due questioni sollevate da Sergio e da consigliere Ricci, che però io sindaco, che guardo naturalmente l'assessore al bilancio, la giunta, ritengo non vulnerabili per alcuni aspetti marginali. Sembrano quasi in alcuni di questi passaggi quasi fatti apposta esclusivamente per sollecitare nella maggioranza o per scatenare nella maggioranza chissà quale tipo di contraddizione o di problema nella votazione. Chi è il consigliere Ricci? Chi è il consigliere Insonia che può non essere d'accordo nel non sostenere le attività sportive o nel non dare una mano a chi, per i motivi di cui stavamo parlando prima, è e si trova in condizione di indigenza? Non è tradizione di questo comune da decenni forse. Non parlo neanche delle amministrazioni che da 15 anni a questa parte amministrano il comune di Viterbo con il centrodestra, ma da decenni credo che non sia mai mancato il sostegno doveroso, e ne abbiamo avuto negli ultimi giorni un ennesimo esempio a chi non poteva la possibilità di poter prendere una mano. Allora, consigliere Sposetti, noi l'appello nominale è la nostra responsabilità, figuriamoci, ci siamo presentati alle elezioni, abbiamo preso delle preferenze da parte dei cittadini, siamo stati investiti di questo nostro ruolo, lo porteremo in fondo. Però io invito anche la minoranza e tutti i colleghi che fanno parte della maggioranza anche un altro sforzo, magari senza accavagliarsi troppo sui 12.000 o sui 3.500 o sui 9.000 del libretto, nelle commissioni e nel resto della nostra attività consigliare di tutto l'anno abbiamo alcune volte bypassato delle questioni che riguardano invece centinaia di migliaia di euro sulle quali elegantemente abbiamo sorvolato, non abbiamo approfondito. Allora io quello che vi chiedo, lo chiedo alla giunta ovviamente, ma lo chiedo a tutti come facente parte di questo consiglio, di cercare di non strumentalizzare questi passaggi sui quali comunque sia daremo il voto favorevole o il contrario a seconda di quelle che saranno le sensibilità e non solo le impostazioni che la maggioranza intende dare all'attività amministrativa, e vi invito, controinvitandovi diciamo, come posso dire, a un confronto serio, pacato e sereno su tante situazioni importanti, molto più onerose, molto più interessanti, sulle quali ci potremmo confrontare prima in commissione e poi in consiglio comunale, perché magari su alcune di queste cose adesso si fanno emendamenti a bilancio, ma magari insomma su situazioni più importanti magari non ho sentito la voce né nostra, devo dire subito prendendomi le responsabilità, né la vostra su situazioni magari durante l'anno ben più gravose per le casse comunali. Quindi il nostro voto con l'appello nominale ci sarà naturalmente, Presidente, senza alcun problema. Grazie consigliere Rotelli, consigliere Insonia. Sì, io naturalmente prendo atto delle parole del collega Zeo. Evidentemente questa maggioranza parla a due lingue. Una la parla in commissione, quando attacca, accusa la maggioranza
aumentare, si può aumentare. E poi sotto leggo la votazione naturalmente la giunta che dice respinto. La previsione, questa è la votazione, la previsione di bilancio è stata effettuata sulla base del trend di spesa degli anni precedenti. Sarà integrata nel caso in cui risultasse urgente o carente. Nessuno dice c'è urgente o carente, è scritta poco. Quindi voglio dire, c'è una votazione che può essere corretta, va bene. Questo è il mio idea. Perché dire respinto significa che il consigliere che ha presentato l'emendamento ha fatto dopo e serve a niente, no? Perché almeno la situazione la vogliamo sapere, perché poi questi atti rimangono. Che anche quello comunque di accettare almeno 5 degli emendamenti che sono stati già presentati, che sono diventati molto importanti anche se economicamente poco rilevanti. Io posso problemi di carattere generale che devono presentare questo bilancio. È su questo che vorrei sentire una voce da parte della maggioranza dei colleghi se sono d'accordo o meno di delegare completamente alla giunta la programmazione economica di questa città. Io questo voglio sentirvi dire. Se poi dite che va bene così, purtroppo i numeri che prendere altro, però su questo mi dovete prendere, non è tanto di votare sui nuovi emendamenti, dovete dire che noi non vogliamo partecipare alla programmazione di città e completamente raggiunta, questo deve essere chiaro. Allora io vorrei sentire che cosa deve essere contando con fondo di gruppo, qui non lo ricordo sicuramente l'altro esperto un po' la traccia. Vorrei sapere che cosa ne pensano, se questa mia riflessione, no? La condividono oppure no? Consigliere, lei ha effettivamente fatto delle sollecitazioni, io auspico che vengano raccolte, se non vengono raccolte non è che possiamo interrogare su tutti i consiglieri, quindi lei ha fatto ripetutamente delle sollecitazioni, io chiedo se ci sono altre persone che intendono intervenire, dopodiché se non ce ne sono altre, vediamo. Ci sono altre persone che